Armando Verdiglione, intellettuale, scrittore, psicanalista, editore, imprenditore d'arte, di scienza e di cultura, non ha bisogno di testimonianze di stima infinita che contrastino con il personaggio fantastico impalcato dalla società dello spettacolo disintegrato più che integrale, come l'ha chiamato Guy Debord. Tali testimonianze intervengono, alcune sono bellissime, come quella di Paolo Vandin, non ancora di diffusione pubblica, e forse la lettera che inviamo ai giornali, nessuno la pubblicò, nel 1986, a proposito dell'affare Verdiglione, si situa in questa tradizione di testimonianze. Non è ancora il J'accuse di Émile Zola per Dreyfus. Emuli di Zola, quindi impari al compito, come insegna Rabbi Tarfon, occorre non sottrarsi, non cedere al punto di vista per negare il punto di fuga, lo sguardo. E quindi più nessuna fuga. Non tanto affrontare la paura, come presume di poter fare Martin Heidegger, quanto l'affare stesso, che oggi per Verdiglione è l'affare fiscale ed è sempre un modo dell'affare della parola, l'affare della vita originaria, senza più nessuna immagine dell'origine presunta e nemmeno della fine altrettanto presunta. In modo ironico posso dire: accuso la casta dei becilli e la casta degli imbecilli di voler cancellare la traccia dell'esperienza intellettuale di Armando Verdiglione. In che modo? Per esaustione di una pratica inquisitoriale seriale, il colpo di testa è stato dato dai becilli nel 1984 e organizzato già da qualche anno, perché con il congresso di Tokyo sulla sessualità si era forato il tetto della tolleranza sociale per la cultura libera, che praticamente è ancora più inesistente oggi. È tollerata invece l'idiozia. Se facessi il pop cifrematico diventerei una star del sistema. È il caso del pop psicanalista lacanoide in Italia, mentre il caso di Lacan, il maestro, si è giocato sul filo dell'intolleranza. E più volte Lacan viene ancora adesso ucciso in effigie da Rudinesco a Bosch Jacobsen e ovviamente dai suoi stessi epigoni di orientazione lacaniana, ossia gli smarriti, secondo Maimonide, che peraltro mantiene una stima infinita nei confronti di coloro ai quali pone le sue obiezioni intellettuali, le sue obiezioni teoriche. Il colpo di coda è giustamente l'altra faccia del colpo di testa, è cominciato sincronicamente. Questo è il compito della casta degli imbecilli, i geometrali, gli esecutori, e non si può intendere l'inquisizione in atto analizzando solo l'ideologia che regge gli imbecilli. Imbecilli più o meno accastati o impazziti cellularmente. Ho cominciato a leggere i testi di Armando Verdiglione
nel 1977, assieme ai testi di Freud e di Lacan e di un'infinità d'altri. Nel 1982 mi laureo in psicologia. Mi era stata rifiutata una tesi sulla nozione di verità in Armando Verdiglione. E così ho optato per una tesi sullo statuto dell'immagine mentale. All'epoca credevo ancora che l'immagine potesse essere mentale. La tesi constatava che, tra l'altro, però, che non esiste un'immagine che in quanto tale si possa definire mentale. Nello stesso anno comincio l'analisi con Fabrizio Scarso, collega e formatosi con Armando Verdiglione. Comincia la mia formazione redazionale, psicanalitica, organizzativa e infiniti altri aspetti. Nulla di inintellettuale o che possa rubricarsi sotto il segno della materia penale. La mia esperienza con Armando Verdiglione. Nel 1985 me ne vado in Francia, fuggo dall'onda inquisitoriale che sento arrivare contro l'attività intellettuale di Armando Verdiglione, della sua fondazione e delle altre istituzioni e associazioni. È un gesto che sto ancora pagando. Come pago l'amicizia e la stima intellettuale che mantengo per Armando Verdiglione. Nel 1994 riprendo l'analisi con Armando Verdiglione e riprendo a intervenire nelle attività della fondazione che porta il suo nome. Mi occupo di cucina, di editoria, di scrittura, di lettura, di fotografia, di ceramica, di pittura, di giardinaggio, di organizzazione, di insegnamento e di altre cose ancora. Me ne vado ancora per un disagio che non deve nulla ad Armando Verdiglione. Il caso più difficile per ciascuno è il proprio, che non è una proprietà del soggetto, che è solo una presunzione, una creatura gnostica, fantasmatica, un'impalcatura personale e sociale. Accenno appena all'infanzia, all'adolescenza, alla maturità, e non riprendo questi termini qui per un'altra lettura. Ebbene, l'infanzia, l'adolescenza, la maturità sono state sovrastate dalle balbuzie. Tutt'oggi i balbuzienti se la cavano con delle pseudo guarigioni, non affrontando l'essenziale della vita, che è ciò di cui si tratta anche nella balbuzia. Io avverto la balbuzia in atto nei cosiddetti psicoterapeuti ex balbuzienti e che curano i balbuzienti. È la ragione per la quale testimonio ancora d'essere balbuziente. Eppure una balbuzia che si disarticola e si dissipa nell'atto e non una balbuzia limitata da un controllo religioso e militare, scandito dal metronomo, i cosiddetti ex balbuzienti parlano con una cantilena. Ebbene, che la balbuzia si dissipi nell'atto è un miracolo. Come in ciascun istante, anche adesso. Invece, la battaglia che conduco, vanificando l'impianto fantasmatico della balbuzia, ho scritto anche un piccolo libro su questa vicenda, può essere cancellato in un niente. Sarei solo fortunato perché, come è venuta, se n'è andata. E si cancellano 40 anni di analisi, di scrittura, di lettura, di opere in vari settori dell'esperienza.
E questo è il modo di cancellazione applicato con un'esagerazione infinita contro Armando Verdiglione. Lettura, scrittura, edizione, congressi, brain working, art banking, analisi, ossia conversazione, narrazione, tutto cancellato. Perseguirebbe solo l'interesse personale e con pratiche penalmente rilevanti. Sono testimone della cancellazione di atti di vita decisivi nel caso di persone non illustri, direbbe Giuseppe Pontigia, un compagno di classe di cui ricordo ancora il cognome, aveva perduto l'anno perché la maestra aveva già comunicato il numero di bocciati. Poi qualcuno l'ha corrotta per favorire il proprio figlio. E così il compagno, senza alcuna protezione sociale come me, è stato bocciato al posto del candidato che si sarebbe meritata la bocciatura. Ecco, la casta di imbecilli fa così. E passano gli imbecilli, che affollano comunque la stessa casta, poiché l'impalcatura di cui è fatta la casta, l'impalcatura fantasmatica, non impedisce l'ossimoro, non impedisce l'inconscio, non impedisce la logica particolare. Appena una questione su questo neologismo, che non è neanche inventato per ironia, becille non esiste nella lingua, nel dizionario italiano, è il contrario di imbecille, che esiste bene. Nell'etimo imbecille senza bastone, quindi becille è colui che ha il bastone, no? Il bastone, quindi lo scettro, il segno del potere. Ed è curioso come nella lingua tedesca sia base della sua impalcatura come discorso e non come testo tedesco ancora. Ci sono vari termini che sono costruiti con il termine Schaft, che vuol dire bastone, bastone come sostegno anche, e quindi il bastone come barra di unificazione anche, comunque bastone. E appena alcuni termini che sono così coniati. Wissen è il sapere in tedesco, la conoscenza. Ebbene, Wissenschaft, ecco Schaft, vuol dire scienza. Il sapere per diventare scienza in tedesco richiede bastone. L'asta, il manico. Abbiamo Gemeinschaft, comunità. Gemein, comune, volgare, grossolano. Abbiamo Gesellschaft, società, compagnia. Gesell è compagno, operaio anche. Abbiamo termine della filosofia politica, a cui ha dedicato un testo Alexander Kojève. Abbiamo Herrschaft, dominio, sovranità, potere, utilizzato talvolta anche come autorità, benché autorità a calco proprio esista come tale nella lingua tedesca. Herrschaft, no? Che viene da Herr, signore. Herrschaft potremmo anche tradurla ironicamente con signoraggio. Abbiamo anche Machenschaft, la macchinazione che l'antisemitismo criptico usa come quasi non accusa nei confronti degli ebrei, no? Che
opererebbero per la macchinazione mondiale, no? La macchinazione mondiale ebraica. Questa macchinazione è Makenshat, edulcoratamente tradotta come fabbricazione, eccetera. Appena per accennare alla questione. Accade la stessa cosa con la psicanalisi, la linguistica, la semiotica. La nomenclatura aveva già il suo fantoccio linguista, semiologo, scrittore, e lo si è messo un po' di impalcatura dinanzi a Verdiglione. Freud avrebbe chiamata questa connessione per falso nesso. L'oligarchia al potere ha bocciato e continua a bocciare Verdiglione e a promuovere una nullità al suo posto. La casta dei imbecilli, nonché la casta degli imbecilli, che è la stessa ed è anche lo stesso animale fantastico bipolare, si sente minacciata dalla libertà intellettuale che affigge, manifesta ed edita Armando Verdiglione da più di 40 anni. Prima gli hanno appioppato, nell'86 con l'affaire, la gogna mediatica e poi, ovvero questi anni, quella fiscale. Ma i marescialli, le cui parole sono anche analizzate da Armando Verdiglione, questi marescialli che hanno, marescialli della Guardia di Finanza, che hanno inquisito Verdiglione, sono gli esecutori e non i dettatori dei protocolli di inquisizione da eseguire. Ho qualche questione intellettuale da porre all'elaborazione di Armando Verdiglione. E a questo proposito ho scritto un libro che pressoché nessuno ha letto. Ma la materia delle questioni da porre è, ribadisco, intellettuale e non penale, anche là dove riguardano il suo caso di scrittore, psicanalista, inventore della ciframatica. E eventualmente, se Armando Verdiglione fosse incappato in qualche errore tecnico, non per questo l'errore è penalmente perseguibile. Ovvero, se qualcosa del progetto della Villa San Carlo Borromeo era ideale, non ha potuto che realizzarsi a rovescio. Allora la costituzione e l'istituzione della Villa San Carlo Borromeo risultano circolari e sboccano nella destituzione. È quello che accade, senza che questo riguardi il giudiziario. Che Armando Verdiglione abbia deciso, abbia imboccato questa strategia di lasciare la trasmissione a una istituzione con una sua sede, con più sedi, se era sfiorata dalla questione di essere un'idealità, porta alla sua non realizzazione. E quindi sarebbe l'esca offerta all'Inquisizione. Ma non giustifica assolutamente l'Inquisizione. Nell'introduzione al Martello delle Streghe, il manuale dell'Inquisizione, pubblicato da Spirali e ripubblicato, Armando Verdiglione legge il transfer degli inquisitori. È caso di leggerlo ancora. Jacques Lacan, maestro di Armando Verdiglione, a proposito della posizione che lo psicanalista occupa nella pratica privata e anche in quella pubblica,
ha detto di essere un clown. E già Giacomo Leopardi aveva percepito che il suo pubblico lo prendeva per un coglione, che del mondo non conosceva nemmeno il colore. Ebbene, il personaggio di Armando Verdiglione, da quello dei media del 1986 a quello dei finanzieri del 2015, è un buffone, la caricatura di un guru, di un dominatore che non gliene riesce una. E questi sono gli autoritratti dei media e dei finanzieri. Così funziona il transfer. Certamente agli imbecilli esecutori non è riuscito di essere imbecilli dettatori. E Armando Verdiglione dovrebbe pagare come clown sociale. In filosofia questa posizione è data oggi a Martin Heidegger, e dovrebbe pagare quindi come clown sociale quello che fanno tutti. È in azione lo schema dell'antisemitismo, tutti desiderano dominare la terra, e questa è la guerra globale di cui il terrorismo è solo un arnese e nemmeno uno strumento, ma solo gli ebrei sono perseguitati per questo desiderio. Tutti gli attori dell'arte, artisti, critici, galleristi, conservatori, giornalisti, partecipano alla valorizzazione delle opere d'arte. Ma se lo fa Verdiglione, allora la cosa è sospetta. Alcuni fanno libri per diffondere la cultura e per vivere di questo bel mestiere. Ma se lo fa Armando Verdiglione, i libri sono sospetti di essere una copertura per attività illecite. Moltissimi imprenditori cercano di ottenere prestiti bancari per le attività della loro impresa, ma se lo fa Verdiglione, non può che essere per prendere i soldi e scappare. E a nulla conta che il personaggio costruito non corrisponda in nulla alla pratica di Armando Verdiglione, nemmeno ai tempi dell'affare del 1986 Verdiglione ha accettato di rifugiarsi a Parigi, dove aveva molti amici e avrebbe potuto farlo, e non lo ha fatto, ed è rimasto alla sua battaglia in Italia. Armando Verdiglione ha fornito i termini della sua attività al controllo della Guardia di Finanza, ma non sono stati nemmeno letti. È valso il postulato che la sua pratica culturale, artistica e scientifica non sia altro che un paravento per attività non legali, per attività illecite, ovvero l'immenso illecito sociale delle bande al potere trova in Armando Verdiglione il parafulmine, il clown, come l'ha chiamato Lacan, la vittima designata. E ci si può chiedere, oltre ogni complottismo, chi siano i designatori. E aggiungo a questo che non ha mai accettato questa posizione, Verdiglione, non ha mai accettato la posizione di vittima. Certo, non facendo parte di nessuna banda al potere o di contropotere, la mia testimonianza, socialmente e politicamente, non vale nulla. La questione è un'altra per me. Non che la mia testimonianza valga socialmente, eccetera. Da più di 40 anni leggo psicanalisi, matematica, arte, letteratura, filosofia, teologia, sociologia, antropologia, psicologia, storia e altro.
Ho scritto libri e opuscoli. Ho pubblicato in oltre centinaia e centinaia di articoli e di video in margine alla mia esperienza. Constato in questo viaggio che la teoria di Armando Verdiglione, a confronto anche con quella di Freud e di Lacan, per non parlare di filosofi, teologi e altri eruditi, è andata oltre sulla questione del transfer, della pulsione, del senso, del sapere, della verità, dell'oggetto, del tempo, della relazione, sulla presunta malattia mentale. L'elenco delle cose vale il glossario e il dizionario in atto della ciframmatica stessa. E tutto questo è intellettuale, nulla di penale. Oltre a questo è chiaro che anch'io sono un coglione, un clown, e per di più un pappagallo di Armando Verdiglione. Sono così fesso che lui almeno è vissuto nel lusso e io ho inseguito sempre dei debiti. Sarei quel ventriloquo che riuscirebbe a far parlare Verdiglione dentro di sé, ma solo apparentemente, mimando le sue parole, i suoi gesti, e assolutamente senza capirlo, senza intendere nulla del suo testo. Alcune di queste accuse sono state formulate da ex pappagalli professionisti di Verdiglione. Loro sono professionisti, appunto, io un dilettante. E non c'è traccia da nessuna parte delle mie opere, dei miei scritti. Tutto non sarebbe altro che un tentativo di scimmiottare maldestramente Verdiglione. E per quanto riguarda la balbuzie, come mi ha suggerito un balbuziente professionista, c'è solo un modo per spiegare perché parlo fluentemente, non perché sono guarito. Ho inciampato prima in una parte di questo video e ho anche lasciato il leggero inciampo. Quindi non perché sono guarito, ma perché non sono mai stato balbuziente. Ho preso in giro tutti, famiglia compresa. Una perfetta simulazione di malattia. Così, quando ho deciso di darmi per guarito, è stato facilissimo passare per ex balbuziente. Questa volta senza neanche la cantilena, senza neanche quel tentativo sottopelle, no? Una leggera cantilena per cercare di non inciampare, eccetera. E sono così idiota da non aver sfruttato la posizione per divenire l'asso dei guaritori della balbuzia. Era un rimprovero che ho avuto da un amico che mi pareva intellettuale. Ma la più grande coglionaggine è di aver avuto a che fare con un delinquente e di non essermi mai accorto di niente. Avrei fatto parte, in un certo periodo della mia vita, di un'organizzazione delinquere senza accorgermi che tutti gli altri dell'equipe erano dei delinquenti. Oltre alla fantasia di Borges, ho avuto a che fare con un falso intellettuale senza mai accorgermi che è un delinquente. E nella zoologia fantastica sarei un pollo spennato, ovvero la società cerca sempre e ancora di dettarmi, ma lo fa con ognuno, tra l'altro, come spendere i soldi? Come spendere i soldi che guadagno? Al punto, la palissiano, che se me li fossi mangiati a puttane e a vino, sarei accettato e non porrei questioni a nessuno.
che non farei neanche questo video. Occorre vanificare i falsi nessi e ritrovare, restituire la realtà intellettuale. Armando Verdiglione è un intellettuale attaccato per questo, ovvero è incompatibile con l'assetto sociale e politico del sistema. Tutto il resto è la costruzione fantasmatica dell'inquisizione oligarchica. Quanto a me, non sono altro che un lettore e uno scrittore senza nessun titolo sociale, che non ha strapagato Armando Verdiglione. Nel primo processo sarei stato una delle vittime eccellenti di estorsione, e invece strapaga la società per attenersi alla realtà e all'itinerario di vita e non al cerchio della sopravvivenza. Non mi ha mai entusiasmato l'errore tecnico di Pietro, di San Pietro. Se io conosco Armando Verdiglione, sì, anche se non lo vedo più da 10 anni, Armando Verdiglione è un mio amico, collega e maestro. Ovviamente occorre fare attenzione a quello che dico, perché sono falso e bugiardo. In realtà sono andato a trovarlo ieri. Gli ho portato una leccornia sfornata da me e anche del vino. E questo è un altro romanzo.